Buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, come state? Bentornati sul mio canale e benvenuti finalmente in un mio nuovo video. Siamo appena tornati dalle vacanze da qualche giorno, quindi siamo già nel mese di settembre e appunto con questo video sancisco, diciamo, l'inizio della programmazione costante all'interno del mio canale. Vi ho lasciato un pochino scoperti nel mese di agosto perché appunto siamo stati in vacanza io e Simone, quindi non eravamo a casa, non ci siamo portati il computer in entrambe appunto le vacanze che abbiamo fatto, molto brevi, per cui non ho potuto pubblicarvi dei video, ma comunque ne ho pubblicati lo stesso due per non lasciare proprio il canale scoperto. Ma adesso riprendiamo la programmazione costante, quindi di due video alla settimana e quando riesco anche tre. Chissà se riuscirò a essere costante anche con i giorni, questo è un punto di domanda, vedremo. Allora, nel video di oggi vi voglio mostrare tutti gli acquisti che ho effettuato in un DM. DM significa Drogerie Markt tedesco. Mi sembra che qui in Italia ci sono tre o quattro punti vendita, o forse solo tre, attualmente non mi ricordo, di questa appunto catena tedesca. Noi siamo andati appunto quello lì di Piacenza, mi sono informata, diciamo, ho guardato su Google Maps se nella strada del ritorno tra le Marche e Torino c'era qualche centro commerciale o qualche negozio che appunto io non conoscevo e quindi con Simone abbiamo deciso, come vedete, non so parlare perché ho appena ripreso a fare video e già mi incarto benissimo, ma non ho voglia di tagliare, non ho voglia di rifare 50 volte il video, quindi lascio il video così spontaneo come viene. Vi dicevo che appunto mi sono informata e ho visto che c'era un DM lì a Piacenza, per cui nel viaggio di ritorno tra le Marche e Torino, in autostrada ci siamo fermati, abbiamo fatto una tappa a Piacenza per permettermi appunto di fare un giro a questo DM. Vicino al DM c'era anche Aldi, che è un supermercato che io qui a Torino non ho, e appunto ho fatto un giro anche lì. Però vi devo dire che da Aldi non ho comprato niente, quindi non è uno svuota la spesa. Sono entrata semplicemente per fare un giro, ma non mi convinceva nulla, non ho trovato nulla di attraente. Mentre invece dentro il DM, Drogerie Markt, eccetera, eccetera, ho trovato diverse cose che mi interessavano e che volevo provare, anche perché i prezzi sono contenutissimi, la qualità, diciamo, dei prodotti io non la conosco, però se mi devo basare solo ed unicamente sugli ingredienti, quindi sugli inci dei prodotti, mi sembrano prodotti buoni, però ovviamente è tutto da vedere, è tutto da scoprire. Quindi questi prodotti ve li mostro perché sono ancora dentro al sacchetto, non li ho tenuti così per diversi giorni finché appunto sono riuscita oggi a girare il video. E niente, dovrei avere anche lo scontrino ancora nel sacchetto e quindi vi mostro tutto quello che ho acquistato appunto in un DM. Cosa vuole essere questo video? Un video per tenervi semplicemente compagnia, per farvi vedere dei prodotti che io non ho mai provato, magari neanche voi li avete mai provati, per dirvi i prezzi e per dirvi che, se non sbaglio, questo supermercato DM, probabilmente l'ho già detto prima, ci sono tre punti vendita in Italia, quindi dovrebbe essercene uno a Piacenza, dove sono andata io, uno a Bolzano e uno a Milano. Altri posti non li so, probabilmente voi li sapete meglio di me. Se sapete, la localizzazione di questi negozi, scrivetela appunto nei commenti. Cominciamo subito. Allora, questo è il sacchetto, questo è un sacchetto della spesa che io uso sempre, è di mia mamma. E quindi niente, adesso lo svuoto con voi, quindi quello che pesco tiro su e poi vi dico il prezzo. Allora, partiamo, questo non è lo scontrino giusto, questo sì, ok. No, questo è il pagamento col bancomat, ce la possiamo fare. 4 minuti di introduzione al video fa proprio capire che è da un po' di tempo che non giro video. Ok, quindi questo è lo scontrino, partiamo. Allora, primissimo prodotto che ho acquistato è un sapone liquido. Tutti voi sapete che io amo i saponi liquidi e quindi come potevo non acquistarlo? Punto di domanda. Allora, Balea, sapone liquido, caramello, no, scusatemi, carambola e melone. Quindi siamo a mezzo litro di prodotto vegan, sempre marchiato DM, ovviamente, come vedete, pagato 99 centesimi per appunto mezzo litro di prodotto. Eccolo qui. Anche questo non vedo l'ora di provarlo, anche questo detto a caso. Se vede che non giro video. Poi ho preso questo doccia schiuma qui per me, ovviamente. Questi sono 300 ml di doccia schiuma rosa con i glitter. Vogliamo parlarne? 32 anni? Siamo messi così. Gel doccia al profumo di fragola, 300 ml, dermatologicamente testato, adatto a pelli sensibili. Bellissimo, c'è un bulldog francese, che è il mio cane preferito, per cui non potevo non prenderlo.
pagato 99 centesimi, anche questo. Ve lo faccio vedere bene perché ancora, come sapete, non riesco a capire da che parte devo girare le cose. Ce la farò? Ma non credo. Poi andiamo avanti. Poi Dentodent, quindi ho preso un colluttorio. Ho preso questo colluttorio qui che si chiama appunto Dentodent, è al raspberry, quindi al lampone, ed è sempre mezzo litro di prodotto, previene il tartaro. Questo qui pagato non mi ricordo più, devo soltanto cercarlo. 99 centesimi anche questo. Ok, andiamo avanti. Poi un altro prodotto sono queste salviette igienizzanti appunto per la tavoletta del water, quindi del WC, del toilette. Sono 15 salviette e queste le ho pagate. Aspettate che vado a vedere perché. Salviette. Salviette deluxe. No, non sono queste. Cazzarola. Potevo andare forse in ordine di come ci sono le cose scritte qui nello scontrino. Però, ok, 79 centesimi, trovato il prezzo. Perdonatemi, vedete che sono molto lenta, ma me ne accorgo anch'io, perché appunto è da un po' di tempo che non registro. Poi, bagno schiuma per Simone di Balea, Balea for Men, Deep Forest, quindi doccia gel 3 in 1, ideale per corpo, viso e capelli, con un profumo legnoso e speziato, 300 ml di prodotto. Quindi questo qua pagato, andiamo a vedere. 99 centesimi, vedete finora tutto 99 centesimi. Poi due confezioni di cerotti per i punti neri, eccoli qui, della Balea sempre. Qui quanti ne abbiamo in ogni confezione? Non ho nemmeno guardato. Quanti sono? Non ho idea. 6 pezzi, quindi 4, no, 6 pezzi. Penso che siano 3 per l'affrontamento e 3 per il naso, vedremo. Questi invece credo di averli pagati 1,99 l'uno. Sì, infatti. Quindi 1,99 all'uno. 3,98 entrambi. Poi andiamo avanti. Ho preso queste capsuline di contorno occhi. Voglio vedere se mi fanno andare via le occhiaie, ma direi che è abbastanza impossibile. È una mission impossible. Concentrato per contorno occhi, effetto levigante con estratto di tè verde. 7 capsule. Pagate queste, se non sbaglio, 99 centesimi. Ma dai. Pagato tutto così. Cerotti viso, non è questo. Questi di che marca? Balea, quindi devo cercare. Io credo di averle pagate 79 centesimi. Sì, 79 centesimi queste qui. Quindi andiamo avanti. Poi ho preso questa maschera qui in tessuto per il viso, acqua. Acqua maschera viso, 49 centesimi. Una maschera sola, ovviamente. Andiamo avanti. Poi ho preso queste salviette intime. Questa è carta igienica umidificata. Poi io la chiamo salvietta intima, ma penso che sia leggermente differente. Qui quanti pezzi ce n'è? 10 pezzi, sensazione cashmere, vabbè. 59 centesimi. Ok. Poi dischettini di cotone, questi me li ricordo, li ho pagati 49 centesimi, ce ne sono 30, ma li ho presi così, tanto perché attualmente ne ho ancora un po' dei miei della Equip. Poi ho preso questo dentifricio ginger e melissa, quindi zenzero e melissa, 75 ml, 99 centesimi, questo è il dentifricio della Dentodent. Ok. Andiamo avanti, poi ho preso un deodorante per le mie ascellazze senza alluminio cloridrato che si chiama Festival Fever. Questo devo averlo pagato sempre 99 centesimi, ma dai, davvero strano, strano. Vado a vedere, Balea, 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 quanta roba ho preso? 79 centesimi, no, scherzavo, no, questo qui è quello da... Questo è quello da 150 ml, 99 centesimi, perché ne ho preso anche un altro. Quindi questo 99 centesimi, 150 ml, mentre invece questo qui 50 ml l'ho pagato. Madonna, l'ho visto un attimo fa. Si vede che sono rincoglionita, totalmente. Sì, lo so. Non ditemelo, perché tanto lo so. L'ho visto un secondo fa, eh. E niente, non ce la posso fare.
Ma l'ho visto un attimo fa. Forse devo tornare a mettermi gli occhiali. 79 centesimi, ok. Poi mi chiedono perché faccio i video lunghi, non vedo le cose sullo scontrino. Poi ho preso uno smalto indurente, e questo qui me lo ricordo abbastanza bene quanto l'ho pagato, perché è una delle cose più care che ho preso. Questo è 2,99. Siccome ho finito il mio smalto della BU, il famosissimo smalto indurente, ho deciso di comprarmene un altro, però magari questa volta appunto ho deciso di puntare su un prodotto senza ftalati, senza formaldeide, senza schifezze al suo interno, perché una volta va bene, due no. Quindi ho deciso di prendere questo della marca SI, quindi SHE, sarebbe Style Zone. Anche questo ha un inci abbastanza buono, è uno smalto appunto indurente per unghie extreme, 10 ml di prodotto, 2,99 euro. Penso che sia il prodotto più caro che ho acquistato al DM e l'ho già indosso perché ho delle unghie abbastanza belle e abbastanza forti. Del resto, una cosa che mi succede molto di frequente quando vado al mare, le unghie non mi si rompono. Torno qui in città, le unghie mi si rompono. Come mai? Io ho pensato che può essere l'inquinamento, boh. Fatemi sapere, non riesco a capire, al mare ho delle unghie fortissime, torno qua si spezzano. E quindi per non tagliarle e farle crescere un pochino di più, ho deciso di prendermi appunto lo smalto indurente. Poi ho preso questa maschera per idratare le labbra, quindi la famosa maschera appunto idratante per le labbra a base di cellulosa bio. Questa qui costa, non lo so. Maschera. Non la vedo. Che palle. Comunque anche questa penso che sia sui 99 centesimi. Maschera labbra, sì, 99 centesimi. Poi ho preso le salviette struccanti solo per provarle 3 in 1, perché anche di queste non ne avevo assolutamente bisogno perché le ho già, le mie della e qui, però volevo provarle, allora le ho buttate dentro il carrello subito. Allora, quelle lì 59 sono quelle intime, mentre queste qui penso che siano 99 centesimi, perché praticamente costa quasi tutto 99 centesimi. E ritrovarmi è difficile. Queste sono sempre balea, ma non le vedo. Io penso che siano 99 centesimi, sì, assolutamente. Ok, 99 centesimi anche queste. Poi andiamo avanti. Ho preso una cremina per il viso della Alverde, eccola qua. I prodotti dell'Alverde erano tutti scontati al 20%, quindi questa qui costava 79 centesimi, ma meno 16 centesimi l'ho pagata 63 centesimi. È una mini size, sono 10 ml, però giusto per provarla va benissimo. Quindi 63 centesimi. Poi ho preso un detergente piccolissimo per il viso da portarmi in viaggio. Eccolo qui, questo qui è un detergente con aloe vera, sono quanti ml? 20 ml, questo va benissimo da portarselo appunto in viaggio, sono 49 centesimi questo qui. Andiamo avanti. Poi ho preso un mini acetone per togliermi lo smalto quando appunto sono in viaggio e non ho le salviette rimuovi smalto, quelle lì della Speedy Care. Questo qui è un mini, io ho detto mini acetone, ma in realtà è un mini solvente che rimuove appunto lo smalto, però è senza acetone, acetone free. Questo l'ho pagato 45 centesimi al profumo di maracuja, sono 50 ml. Questo qui è della marca Eybelline, della linea Eybelline, perché poi la marca è sempre del DM. Ho preso un balsamo per i capelli, che è questo qui appunto senza silicone, al miele di Manuka. Questo devo averlo pagato 49 centesimi oppure 79, vado a cercarlo sempre se riesco perché tanto ormai si è capito che non vedo una mazza. Infatti 79 centesimi l'ho pagato. Altri due prodotti che non posso farvi vedere ma che vi farò vedere appunto l'incarto nei miei prodotti finiti che ho acquistato appunto dal DM sono due cioccolate veramente buonissime, biologiche, le ho pagate anche abbastanza poco, mi sembra 1,99 euro l'una. Aspettate che vado a vedere. No, 1,79 euro l'una, sono due tavolette di cioccolata da 100 ml che ho trovato veramente molto molto buone. Ve le farò vedere comunque nei prodotti finiti. Allora, gli acquisti sono quasi finiti, manca ancora un prodotto ed è questo mascara qui della Alverde. Faccio vedere qui. Alverde False Lashes, questo è il nome appunto del mascara. Questo costava, l'ho visto un attimo fa, 3,99, però appunto essendoci lo sconto del 20% l'ho pagato 80 centesimi in meno, quindi 3,19 euro. Non ve lo apro, non vi faccio vedere lo scovolino in questo momento perché attualmente ho in utilizzo quello della Avril marrone, ce l'ho anche oggi, infatti
sugli occhi e appunto non voglio aprire troppi mascara insieme, per cui finisco quello dell'Avril e inizio a usare questo qua. Poi vi racconterò appunto le sue performance. Bene ragazzi, ho fatto un video un pochino diverso dal solito, nel senso che oggi ero più rincoglionita degli altri giorni, ma semplicemente perché appunto sono appena rientrata dalle vacanze, da un po' di tempo che non giro i video, per cui tra l'incartarmi e non vedo una mazza senza occhiali, appunto il video è venuto un po' così, un po' di corsa, diciamo. Fatemi sapere se conoscete questi prodotti, ma io per fare il solito recap, che poi non serve solo a voi, ma serve anche a me, vi faccio vedere tutti i prodotti, diciamo, velocemente. Quindi, mascara dell'Alverde pagato 3,19 euro, sono 11 ml, ho scelto il colore nero. Balsamo per i capelli al miele di Manuka pagato 79 centesimi, questi sono 50 ml. Solvente sempre da 50 ml al profumo di maracuja, costa 45 centesimi, sempre acetone free. Questo detergente per il viso costa 49 centesimi ed è all'aloe ed è appunto da viaggio, sono 20 ml, diciamo un weekend va bene. Questa crema per il viso della Alverde, 10 ml, l'ho pagata 63 centesimi perché appunto era scontata del 20%. Lo smalto indurente, vi farò poi sapere le sue performance, l'ho pagato 2,99 euro ed è il pezzo più caro di qui insieme al mascara. Di questa spesa, deodorante per il corpo floreale fruttato senza alluminio cloridrato 150 ml, pagato 99 centesimi, anche di questo vi aggiornerò come di ogni cosa. Deodorantino appunto da vacanza da 50 ml, pagato 79 centesimi. O 59, attualmente non ricordo. Dentifricio Zenzero e Melissa, pagato 99 centesimi. Dischetti per il viso 30. 30 dischetti per il viso 49 centesimi, maschera per le labbra 99 centesimi, cerottini per i punti neri 1,99 euro alla scatola, contorno occhi in capsule pagato sempre 79,99 centesimi, maschera per il viso in tessuto 99 centesimi, forse 79, adesso non mi ricordo, porca puzzola, comunque 79,99, salviette struccanti 99 centesimi. Bagno schiuma Persimone Deep Forest pagato 99 centesimi, salviette diciamo umidificate per la zona X, quindi carta igienica umidificata 59 centesimi, salviette per pulire invece proprio la tazza del water 99 centesimi, anche queste, tutto 99 centesimi, anche il sapone liquido da mezzo litro alla carambola al melone, profumazione molto estiva. Bagno schiuma rosa alla fragola con i glitter e con il bulldog francese che lo amo, 99 centesimi. E infine il colluttorio al raspberry, quindi al lampone, dovrei averlo pagato 89 centesimi. Benissimo, per questa spesa ho speso 30 euro giusti, vi farei vedere anche lo scontrino, sì, ve lo posso far vedere, tanto non c'è il mio nome. Eccolo qua, questo è lo scontrino, vedete? 30 euro. Manca appunto in questa spesa qui due prodotti alimentari che sono le due tavolette di cioccolata, un pacchetto di cracker sempre integrali biologici non per me ma per Simone e un pacchetto di grissini sempre integrali per Simone al sesamo che anche questi dovevano costare questi due sui 99 centesimi mentre invece le tavolette 1,79 euro. Bene, ho fatto la sauna, adesso registrerò un altro video e niente, fatemi sapere se conoscete questi prodotti, se vi hanno incuriosito e se siete contenti che sono tornata. Un abbraccio e un bacio, a presto. Ciao!